Mi sa che ho gli occhiali un po' sporchini. Buongiorno amici cinefili, io sono Alessandro e questo è Pazzi per il Cinema. Se mi seguite sui social già sapete che cosa è successo questa domenica, se avete visto l'ultimo video già sapete che cosa è successo finalmente questa domenica, sono andato a fare la mia prima ferrata. Mi fanno male i piedi! E mamma mia che cosa figa! Adesso, per quelli tra voi che non ve ne frega niente dalla mia vita privata, ma siete qui unicamente per la reaction al trailer di House of Dragon, potete saltare al timestamp che vi metto qui sotto in sovrimpressione. Se invece volete stare qui con me un minutino, ne parliamo. Questo clone cinese della GoPro, Wolfang, che 4K, 4K un corno, perché basta guardare un attimo, registra tutto quanto a 720p e poi fa un upscale interno. C'era la versione pelata del Corona di Crozza che io vivo in montagna da tanto tempo e poi non sapeva guardare i disegni. Non ne parliamo, la schiena era sua. Un'altra cosa che ho capito è che dalla prossima volta mi devo portare una camel bag perché 1 litro di acqua non basta. Però dai, tutto sommato ci siamo divertiti. È stato un po' stancante, è stato più stancante l'avvicinamento della ferrata in sé, però certamente ne andrò a fare delle altre. Ora veniamo un attimo a noi perché è uscito il trailer di House of the Dragon. Veniamo un attimo a noi perché a Natale mi hanno regalato questo, ovvero appunto Fuoco e Sangue, il prequel, diciamo, della saga di Cronaca del Ghiaccio e del Fuoco o comunque del Trono di Spade, che dir si voglia. Sapete che cosa penso sia dei libri che della serie TV e magari un giorno ne parleremo. 10 giorni fa, quindi siamo sempre sul pezzo, hashtag noi di Pazzi per il Cinema, che è uscito il trailer di appunto House of Dragon. Quindi io direi che possiamo guardarcelo assieme per la prima volta, io ancora non l'ho mai visto, e vedere a caldo di dare le considerazioni, le speranze, i timori e così via. Bene, io ho fatto delle prove di registrazione, sicuramente il video andrà a scatto e quindi dovrò ricostruire il trailer, però se tutto sta funzionando, comunque dovreste riuscire a vedere il mio desktop in questo momento. Io direi che forse ci siamo, quindi premiamo qui e guardiamocelo. Sky, bene, lo devo vedere dai What miei. is this brief mortal life, if not the pursuit of legacy? Appare I'm Hogwarts. Rickon Stark. I call this Valarion. Ne parliamo un'altra volta, prima ce lo vediamo Call this tutto. Valarion. I, Ormond Baratheon. Ah, Baratheon, bene. Promise to be faithful to King Viserys and to his named heir, Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Men would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the Iron Throne. 22 agosto. We play an ugly Ma quanto game. Sansa questa? You have the determination to win it. Ma scusa, vabbè, dopo ne parliamo. Sangue e fuoco, va bene. It remembers names. All'epica proprio. Wow, allora, galvanizzatissimo, un paio di cose così a caldo. Allora, punto primo, una gran figata. Aspetta, dov'è che stava qua? Mi seguono quelli di Valiria, ma che figata! Ma che belli che sono! E finalmente, perché ora nel Trono di Spade si parla sempre di questo disastro di Valiria. Se c'è qualcuno di Valiria, magari finalmente si scopre cos'è stato questo disastro di Valiria. Ma che figata! Avete presente il morbo grigio, le cose... Wow!
Poi comunque non si è visto nulla e non voglio andare a scovare qui, perché sicuramente se si va a spulciare fotogramma per fotogramma, e sono sicuro che l'hanno fatto, ti tirano fuori tutto, anche perché comunque questo esiste. Adesso, io per ora non l'ho letto e non lo so se voglio leggerlo prima di vedermi la serie, perché comunque potremmo fare veramente un discorso molto ampio e complesso sull'adattamento cinematografico, ma io non sono nessuno per fare queste cose qui. Tra l'altro qui siamo già a 7 minuti, io direi che posso staccare e riattaccare un secondo e mi tolgo anche le cuffie. Premesso che ovviamente io ancora non l'ho visto e premesso che non ho letto il libro, ovviamente. Quella che è la mia conoscenza del Trono di Spade deriva dalla lettura dei romanzi e dalla visione di innumerevoli volte delle varie stagioni. Ora, qui non voglio parlare del Trono di Spade, con i pro e i contro, magari un giorno lo faremo. Parliamo un attimo di questo. Ora, alla fine si parla di un adattamento di un libro, quindi già sono preparato, prepariamoci ai vari hater, ai vari no, il libro è più bello, le cose. Non ne voglio nemmeno parlare, anche perché non essendo ancora uscito non lo sappiamo quanto possa essere fedele, quanto possa essere un adattamento. Io porto sempre come esempio, Hunger Games, dove il libro è una narrazione in prima persona di Katniss, dove siamo letteralmente nella sua testa, invece nel film abbiamo una narrazione in terza persona che ci permette anche di avere, attraverso un occhio onnisciente, dei punti di vista esterni. Quindi vediamo il presidente, vediamo, come si chiamava, Seneca mi pare, quello lì con la barbetta. Comunque sia, abbiamo scene che nel libro non sono presenti, ma che organicamente all'interno di una narrazione, di un media visivo com'è il cinema, in questo caso la televisione, ma cambia poco, è comunque un'arte visiva, la narrazione è meglio amalgamata. Qui non lo so come possa essere la narrazione, quanto possa essere fedele o non fedele. L'unica cosa che a me interessa, francamente, è che questa serie TV, House of Dragon, sia fruibile. E sicuramente lo sarà, perché la HBO, per come ha fatto il Trono di Spade, che tu te lo potevi benissimo vedere senza esserti letto nulla di Martin, te lo godevi lo stesso. Alla stessa maniera io ipotizzo che se la loro mission è questa, cioè non credo che si discosteranno tanto. Ovviamente, anche qui, da quello che almeno si è visto nel trailer, è qualcosa per appassionati, perché abbiamo un sacco di riferimenti visivi alle città, ai draghi. Abbiamo visto a Prodo del Re, mi pare. Comunque, diciamo che se uno non è appassionato, o meglio, se uno ha visto il Trono di Spade e non gli è piaciuto, anche senza vederlo questo, reputo difficile che lo possa apprezzare, perché comunque lo stile narrativo, soprattutto di HBO, delle produzioni HBO, è comunque abbastanza crudo, abbastanza, diciamo, veramente, cioè, prendiamo il Trono di Spade, dove alcune scene di nudo presenti nel libro sono state tolte, ma forse per compensare ne hanno aggiunte altre che non c'erano. Comunque sia, numerose scene di nudo, numerose scene di violenza, sia a livello di libro sia a livello di serie TV, quindi io ritengo che questa sarà una serie TV piuttosto matura. Adesso, io amo follemente la fantascienza, il fantasy lo amo, ma comunque le produzioni buone stanno uscendo, diciamo, un po' più recentemente, perché comunque il fantasy è un genere un po' più... Ne parliamo un'altra volta. Fatto sta, uscita ad agosto, giusto? Vediamo qui che cosa che dice, allora. Dei Re Fuoco Sangue. Non perdere il nuovo trailer di House of Dragon, ambientata 200 anni prima. Ah, quindi 200 anni prima. Pensavo fosse tipo 2000. Allora sì, si spiega anche il fatto che ci stanno le uova, le cose. Quindi 200 anni prima, che racconta la storia della casa Targaryen. Eh sì, sarà la caduta, tra virgolette, di casa Targaryen, tutto sommato. Infatti già abbiamo visto i primi sprazzi dei Baratheon, quindi comunque, sì, dai, ci sta. Ovviamente non avremo nemmeno mezzo personaggio presente anche nel Trono di Spade,
200 anni sono un po' tanti, ma chi se ne frega? Io, francamente, lo aspetto volentieri. Ovviamente è produzione Sky, quindi lo dovrò vedere a casa dei miei, perché io Sky non ce l'ho. Anzi, signor Sky, se proprio t'avanza un codicello di Sky Q, Sky On Demand, Sky qualcosa, cari amici cinefili, grazie mille per essere stati qui con me. Spero che ci siamo fatti buona compagnia per questi 5-10 minuti scarsi e vi do appuntamento a settimana prossima. Ciao.